Salve a tutti da Giusy, oggi preparo dei panini integrali. Gli ingredienti che ci occorrono sono 500 g di farina integrale, 300 ml di acqua, una bustina di lievito di birra secco, 10 g di sale, 2 cucchiai di olio evo, 6 g di zucchero di canna. Andiamo a preparare. Nel boccale metto l'acqua, il lievito e lo zucchero. Aziono il bimby, 2 minuti, velocità 3. Adesso aggiungo i 2 cucchiai di olio. La farina. Il sale. Aziono il bimby togliendo il misurino. 5 minuti, velocità spiga. Se vediamo che è un po' appiccicoso, mettiamo pochissima farina e lasciamo continuare ad impastare. Quindi l'impasto adesso è pronto, ho messo un po' di farina sul tavolo, dopodiché mettiamo l'impasto appunto sul tavolo, lavoriamolo poco, dopodiché formiamo una palla, la metto in un contenitore con pochissima farina, metto il coperchio e lascio lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa. A dopo. Quindi è trascorso il tempo della lievitazione. Adesso vediamo se abbiamo bisogno di farina, intanto la mettiamo sul tavolo. Quindi stendiamo. Quindi stendiamo col mattarello. Dobbiamo avere un rettangolo di 40 per 30 all'incirca, quindi così va bene. Una volta stesa la pasta, abbiamo fatto un rettangolo 40 per 30. Adesso ricaviamo 8 strisce, quindi iniziamo dal centro. Quindi li spostiamo. E adesso facciamo così. Prendiamo una striscia. Quindi va bene, è venuta un po' più lunga. Quindi facciamo una cosa, allarghiamo l'estremità, dopodiché rotoliamo senza pressare. Quindi una volta arrotolato lo mettiamo nella placca da forno con carta forno. Così facciamo anche con gli altri pezzi, quindi allarghiamo l'estremità, piano piano arrotoliamo senza pressare. Quindi lo andiamo a mettere
nella placca da forno. Continuiamo così con tutte le nostre strisce. Ho sistemato i miei panini, dopodiché copro con un canovaccio e lasciamo lievitare per un'altra ora. 20 minuti prima che finisca la lievitazione, accendiamo il forno a 200 gradi statico. A dopo. Trascorsa l'altra ora di lievitazione, ne cucino prima uno, quindi la vado a mettere in forno che è naturalmente già caldo. Lascio cuocere per 20-25 minuti. Ho lasciato cuocere i miei panini 25 minuti, dopodiché li ho messi a raffreddare. Adesso ne spezzo uno, vi faccio vedere, perfetto, morbido. Ok, non li lasciate cuocere più di 25 minuti, altrimenti diventa troppo secco. I miei panini sono pronti, alla prossima ricetta. Ciao!